Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre, non ho paura di niente, tranne che di me stesso. Allora, leggiamoci un po' anteprima, vediamo che succede. Quando la ristampa di Pandora Arzi sa qualcosa? Nulla. Anteprima 386, vediamo un po' cosa c'è. Luci della ribalta. Night Terrors 1 con Variant. Dopo Crisi Oscura sulle Terre Infinite e Batman vs Robin Lazarus Planet inizia un nuovo evento DC ricco di sorprese ed emozioni, che non leggeremo. Ancora Lazarus Planet, Batman 85, 86, L'Uomo che ha smesso di ridere, Joker, volume 8, Dark Knights of Steel, e questo è tanta roba, il 7, ma ormai sto aspettando che lo facciano cartonato, sinceramente, perché non c'è proprio... non me ne tiene di prendere gli spillati di questa serie, nonostante sia un Elseworld molto bello, medievale... fantasy con i personaggi DC, non c'ho proprio voglia di recuperare sti volumetti. Superman 2 qua, Baci Vampirici, Flash 44, JLA, Lanterna Verde. Ah, un Absolute, Batman Hush. Questo può essere buono da leggere un po' per tutti. Mannaggia la puttana, con Slipcase cosa 55 euro. Vabbè, tanto esce l'anno prossimo. Jeff Loeb e Jim Lee. Strano che non abbiano colto l'occasione di stamparlo adesso, con Jim Lee presente a Lucca Comics, vabbè. Una delle storie più iconiche del Cavaliere Oscuro, un formato di lusso impreziosito da pagine extra che includono schizzi originali, commenti degli autori e molto altro. Un vero tesoro per ogni fan di Batman. Questo è bellissimo anche perché è un po' uno showcase di tutti i cattivi di Batman. Lui deve scoprire chi è questo nuovo cattivo, che appunto è Hush, e si gira un po' tutti gli altri. È figo. Grande libro di Aquaman. Ah, tutto mi fa pensare che perché a dicembre dovrebbe uscire il nuovo film di Aquaman, che io in realtà non ne sto sentendo minimamente parlare e non ho assolutamente voglia nemmeno di guardarlo, fra l'altro. Comunque, cosa c'è qua? DC Anthology, il grande libro di Aquaman. Qua invece Aquaman, il regno perduto. Questo è proprio, penso, il fumetto speciale ambientato immediatamente prima gli eventi del film. Ok. DC Limited Collector's Edition, invece Batman... e gli uomini mostro, questo di Matt Wagner, molto molto bello da leggere. Catwoman volume 6, Harley Quinn 5, New Teen Titans volume 10, questo quelli di George Perez, Sea Guy di Grant Morrison, questo potrebbe essere interessante perché è un personaggio, un eroe eccentrico, molto particolare. DMC, Lucifer. Passiamo a Disney, vai, eccoci qua, vai, Natale e Topolino sono due cose che vanno sempre a braccetto. Topolino 35,50, decoro natalizio Paperopoli. Allora, il fatto brutto di Topolino è che ogni anno escono due, tre cose, non di più, a tema Natale. Io ne vorrei tantissime, giù, cioè, è vero che dicembre 4 settimane ha, quindi... quante ne possono fare? Però se li spalmassero in tutti i mensili... che hanno, che comunque sono almeno altre 6-7 testate, si potrebbe fare ogni anno qualcosa di natalizio un po' più consistente, perché io vorrei riempire il mio albero di Natale con delle cose Disney. E quando c'era ancora il Disney Store era più o meno fattibile, perché c'erano tutte delle belle decorazioni particolarissime. Invece quelle che escono su Topolino sono belle, sono soprattutto leggere, perché sono poi plastica, delle cose molto, molto semplici, però escono troppe poche all'anno. Di Disneyland a me piace solo una cosa, che c'è un negozio a tema natalizio che è aperto tutto l'anno, e quindi tutto l'anno io posso festeggiare Natale. In qualsiasi mese dell'anno io vada a Disneyland Paris, posso festeggiare il Natale. Ah, che bello! È l'unica cosa che adoro. Comunque, su Topolino 35,50, decoro natalizio Paperopoli, con illustrazione di Andrea Freccero, Paperone qua. Poi, Topolibro di Natale, il Natale raccontato da Topolino, con il numero 3552, ma invece il 3552 ha però anche una variant, eccolo qua, per celebrare al meglio le feste con Topolino. Va bene. E il 3554, che invece avrà il Topolibro televisione,
Va bene. In occasione dei 70 anni della televisione italiana, ecco un nuovo numero della collezione speciale di cartonati Topolibro che raccoglie le più belle storie di topi e paperi ambientate dentro al piccolo schermo e fuori. Va bene. Ah, Disney Deluxe, Guerra e Pace, poi Grande Maestri, Cavazzano, Topolino e Pippo, lo spirito del Natale, e questo è un bel libro. Natale raccontato da Topolino, questo è lo stesso libro che esce con... la rivista, uguale televisione raccontata da Topolino. Poi, Paperino Paperini, 100% Paperone, e questo è monografico. Secondo uscita Disney, nuovo, tutto a nuovo, pensato come volume monografico dedicato a un personaggio. Dopo l'esordio con Topolino, a gennaio i lettori troveranno una selezione di storie dedicate a Zio Paperone. Vorrei sapere pure qual è questa selezione di storie, però vabbè, al momento non c'è. Zio Paperone 66, Disney Big, Paperino in Team, Invernissimo, e poi... l'avventura inizia con la spada di ghiaccio e il gioco da tavolo. Comincia a novembre. Sono tre uscite. Allora, scatolo, 12 dadi, 33 carte da gioco, parte 1, 3 pedine. Prima uscita a novembre, primo novembre, seconda uscita 8 novembre, terza uscita 15 novembre. Tutte e tre su Topolino, quindi fattibilissimo, non si deve impazzire, basta comprare Topolino per 3 settimane. Lo comprerei e probabilmente lo farò. Incredibile Avengers 1 con variant a 4 ante disegnata da Alex Ross, ficata. X-Men 27 con variant 4 ante disegnata da Alex Ross, che mi ricorda un po' quella copertina di X-Men di Jim Lee, che vendette 8 milioni di copie. Immortali X-Men, X-Men Fall of X volume 1, X-Men Fall of X volume 2, l'esordio dell'incredibile Spider-Man, dietro la maschera c'è a occhio Nightcrawler, vabbè. Invincibile Iron Man 9, ma io non sto capendo più un cazzo di quello che stanno facendo qua. X-Force 40, Wolverine 39, l'immortale Thor, disponibile con copertina variant floccata di Peach Momoko con il simbolo della Timely, della TVA. Wow, bellissimo, questo è bello. Poi c'è anche un'altra variant, Glow in the Dark, di Martin Coccolo. Me lo dai un coccolo. Avengers 4, Capitan America 17, Ultimate Invasion 3, Amazing Spider-Man 32, arriva Spider-Boy. Qui si chiude il ciclo di storie di Dan Slott e Mark Bagley, il secondo ciclo di storie che avevano fatto insieme, e appare Spider-Boy. E, vabbè, anche qua stanno succedendo tutte cose assurde. Bah. Miles Morales, Spider-Man 7, Venom 21, ormai sono tutti rossi qua. Deadpool 4, Incredibile Hulk 4, Devil, che ti succede amico mio? Daredevil 1. Disponibile anche in edizione variant di Frank Miller. Bello. Rinascita, una nuova era di Daredevil inizia qui. Sara Dean Ahmed e Aaron Kuder sono pronti a scendere in campo per concludere, per condurre Matt Murdock lungo sentieri inesplorati. Ma dove si colloca Elektra? E quale destino attende Hell's Kitchen? Passione, intrigo, ovviamente azione, nel più rigoroso stile Marvel. Questo chissà, può essere una buona ripartenza, la copertina fa ben sperare. Poi Fantastici 4, Thor di Jason Aaron, Spider-Man di De Matteis, gli incredibili X-Men di Claremont, qua tutti integrali che continuano ad andare avanti, Contest of Chaos, saga completa. Spider-Man Natale 2023, pack, vediamo, speciale confezione natalizia, vediamo cosa c'è. Contiene Spider-Man Deadpool 2016, Gwenpool Holiday Special, Marvel Holiday Special del 2006, ah faccio rugazza, cioè stiamo andando proprio indietro, Spider-Man's Tangled Web del 2001 e Marvel Holiday Special 1994, cioè proprio stiamo raschiando il fondo, stiamo prendendo proprio solo il vecchio. Vabbè, 2099, Spider-Man Genesi Oscura, questo è il seguito di Esodo, la serie precedente, e qua invece Spider-Man India Seva, e questo è la reinterpretazione, perché Spider-Man India già esisteva, però forse era un po' troppo vecchio come estetica, l'hanno completamente rifatto nel film Across the Spider-Verse, è un bel personaggio, e ci hanno fatto pure il fumetto. Vabbè, allora, Amazing Spider-Man volume 16, a che prezzo la vittoria? Questa è la saga di Nick Spencer. E qui invece è Beyond volume 17, il ritorno di Ben. Qua c'è Zeb Wells. Punisher di Greg Rucci, che è Marco Checchetto. Questa era una bella serie. Poi Io sono Punisher, festeggiamo i 50 anni del Punitore. Si può recuperare. Aspetta, per sfizio, voglio vedere che cosa c'è dentro. La sua prima apparizione, Amazing Spider-Man 129. Poi l'annual Punisher, la serie dell'85. War Journal, War Zone, Punisher uccide l'universo Marvel. Ok, la serie del 2000, 2011-2016. E quella dell'anno scorso. Immagino quella dove è il capo della mano. Adesso, sì, è proprio quel Zeb. Volume perfetto per recuperare le migliori storie.
Si spera. Groot sradicato. No, l'hanno esodato, cacciato via. Danny Ketch, Ghost Rider, Sangue e Vendetta. Questa è tanta roba. Hulk volume 1, Spaccanauta. She-Hulk volume 3, Il Furfante cerca moglie. Capitan Marvel volume 6, Strana magia. Ma quante volte l'hanno rilanciato questo personaggio? Sarà la 17ª volta, non lo vuole leggere nessuno. Adesso le hanno fatto un costume, forse un costume migliore. Copertina di Checchetto. Disegni di Jacopo Camagni, chissà. Fantasy 4, volume 9, Fiamma Eterna. E poi Must Have, volumi da recuperare che costano poco, 15 euro circa. Civil War 2, ve lo sconsiglio assolutamente. Marvel Must Have, Mythos. Potreste leggerlo per scoprire un po' la mitologia della Marvel, assolutamente. Ah, Zona di Guerra, che giustamente è solo il primo numero nel libro del Punitore. Qua invece c'è tutta la saga, questa bellissima, scritta da Chuck Dixon con i disegni di Romita. Tanta roba. E poi La Morte di Capitan Marvel, questo fu un grande evento. Però se avessero fatto anche La Vita di Capitan Marvel non sarebbe stato male. Cioè, La Vita e La Morte, secondo me, sarebbe stato un bel acquistone. Omnibus di Ultimate Spider-Man, volume 3. Omnibus Avengers, disegnati da George Perez. Meraviglioso disegnatore, con una Scarlet Witch più che mai. Passiamo avanti. Allora, Panini Comics, Night Club, dall'autore di Kick-Ass, quindi Mark Millar, ci regala questa storia di lottatori messicani cattivi. Ai 17 anni sei stato morso da un vampiro. Resti a vivere nell'ombra deprimendoti e bevendo sangue umano. Utilizzi i tuoi nuovi poteri per diventare il supereroe che hai sempre sognato di essere. Godo! E questo si compra. 23 euro, Night Club 1-6. Penso sia tutta la prima run. Spero sia una sola run. Ci racconta una nuova generazione di vampiri in spandex. Capiamo. Questo... ok. Vabbè. Magic Order, volume 4. Ambassadors. Testi di Mark Millar, disegni di Frank Whiteley, Travis Ceres, Oliver Coipel e Matteo Scalera. Questo so che era interessante. Esce a dicembre, 24 euro, 184 pagine. Hai decifrato il mistero dei superumani e ora sei in grado di dare superpoteri a 6 persone diverse in tutto il mondo. Chi scegli? Il fumetto di supereroi più grande e ambizioso del mondo ha bisogno dei più grandi artisti del fumetto del mondo. Va buono. Potrebbe essere molto interessante. Blade Runner Origins. Ah, edizione rimasterizzata dell'Eternauta. Nuova edizione, questo fumetto importantissimo da avere dentro casa. Al prezzo di 40 euro, prezzo giusto, non è esagerato. È il solito prezzo che si è pagato anche per altri editori per l'Eternauta, quindi ci sta. Deadly Class continua ad andare avanti. The Witcher 7, Scorched, volume 3, di Mangiatori di Pianeti. Integrale di Conan il Barbaro, volume 8. Questo invece è l'Omnibus Era Classica, volume 10. E questo invece è la Spada Selvaggia, sempre di Conan, Omnibus Era Classica, volume 3. Si continua con Star Wars, Alta Repubblica, i romanzi. Comunque non sto seguendo. Allora... Linea Bambini. Wish celebra la magia Disney con il magazine ispirato al nuovo film d'animazione Wish. Chissà se sarà un flop oppure no. Allora, cominciamo con i manga. Si finisce stirati, purpuratiri, capiamo. Ragazzi, datemi forza, datemi sostegno, perché non so che cosa succederà adesso. Allora, Noblesse, stagione 1. All'interno i 3 volumi della prima stagione. Popolare webtoon coreano da 3 milioni di visualizzazioni a capitolo. Guarda, sto correndo per prenderlo. Di corsa me la sto facendo. Sono 44,70€ per questi 3 volumi. Tutta la prima serie comodamente raccolta in un box. La serie da cui è tratto l'anime su Crunchyroll. Ma di che parla? Il vampiro... No. Vampiro? Lo devo comprare. Il vampiro Cadis e trama di Raizel si è risvegliato nella Corea odierna dopo un sonno durato 820 anni. Pochino. Sono io, praticamente. Ad attenderlo il suo fedele servitore, Frankenstein, che ora è il preside di una scuola superiore locale. Presto i due dovranno combattere contro l'Unione. Ecco qua. Perfetto. Frankenstein, suo fedele servitore e preside dell'istituto Yeran, dovrà aiutarlo a familiarizzare con usi e costumi della modernità. Volume 2. L'Unione è disposta a tutto pur di recuperare la bara di Rai, che ritiene essere la chiave per ottenere il potere dei vampiri. Per Frankenstein e il suo padrone si profila uno scontro per ristabilire la sicurezza e preservare l'istituto Yeran. Di fronte alle ennesime atrocità perpetrata dall'Unione, M24 ha salvato Xinguo e ora assieme a M21 è pronto alla fuga, ma basterà la buona volontà a mettere in ginocchio due dei più potenti assassini dell'organizzazione? Chi lo sa. Io so solo adesso che questo dovrò recuperarlo. Kaina of the Great Snow Sea. Oh, bello. Una serie
dell'autore di Blame. La nuova serie è scritta da Tsutomu Nihei, creatore di Blame e Knights of Sidonia, disegni di Toe Takemoto. Kaina vive in un villaggio sulla sommità dell'albero Orbitale, pianta gigantesca che cresce sopra un mare di neve. Quando durante una battuta di caccia incontra una ragazza svenuta proveniente da terre lontane, decide di soccorrerla. Non sa che questo stravolgerà la sua vita. Il manga da cui è tratto l'anime su Crunchyroll, ovviamente. Sono curioso. Proprio lo prenderò. Poi Yawara Ultimate Edition 2. Vabbè, questo si è deciso di prenderlo. Showa Shoten, anche questo stessa cosa. Nuovo manga disegnato da Takeshi Obata. Loro sono un duo comico. Bakuman, uguale, anche questo. Bakuman, deciso che lo prenderò. Ikaru no Go, che all'epoca ho letto a Tozzi e Bocconi, non lo so, però probabilmente lo prendo. Dangerous Convenience Store, solo con la prima tiratura, una cartolina esclusiva. E bellissimo segnalibro in omaggio, ordine fino al 31 ottobre. Boh, non me ne frega niente. Marvel Zombies Assemble, questo vabbè, lo si prende per ridere. Kingdom Hearts Silver, non lo sto seguendo. Puella Maghi, Madoka Magica, assolutamente sì, sì, sì. Ultimate Deluxe Edition di questa serie pazzesca. Sconcertante finale. Le trame di Kyubei e il passato di Omura sono tornate con nuovi disegni per non perdersi nemmeno un dettaglio. Quale sarà il desiderio di Madoka? Manga basato sull'anime, disponibile su Crunchyroll, sempre, sempre, sempre. Comunque, top. Ultimate Deluxe Edition per Madoka, tantissima roba. Lo prenderò, assolutamente, anche perché Madoka... quando l'ho visto su Rai 4, stiamo parlando proprio di anni fa, mi aveva lasciato proprio sbigottito, felicissimo, bello. Ho recensito anche il terzo film sul mio canale, stupendo. Adovo. Ciao Mangalele. Poi continua Marmalade Boy Little, Kill la Princess, Windbreaker, ma chi lo legge? True Beauty, Elusive Samurai, e questo l'ho mollato. Lost Canvas si continua a malincuore. Cofanetto nuovo di Berserk, molto bene. Nuovo cofanetto che prenderemo. Io i cofanetti sto prendendo tutti quanti. Jujutsu Kaisen 23, Yu-Gi-Oh! Complete Edition numero 9, Soul Eater Ultimate numero 8. Minchia, questa è lunga Soul Eater, Watanare, non esiste che ci mettiamo insieme. Questo volevo leggerlo, poi non l'ho fatto. Hello Morningstar finisce. L'immortale, il libro dell'epoca, Bakumatsu, va avanti così come Dorore Yakimaru, la leggenda. Mieruko-chan 7, questo è stato molto divertente da leggere, ma che sfacciato, fondamentale lettura. My Own Hero 13, minchia, questo pure va avanti assai. Boys Abyss 10, ieri mi è arrivato il 9, pazzo proprio. Skeleton Knight, anche questo bello. Tenken pure mi sta piacendo un botto, è il numero 12. Vediamo, Ragnar Crimson, Atelier of Witch Hat, bentornato, numero 12, top. Black Butler 33, un altro ritorno, bene, due manga che adoro. Black Clover 35, che so che ha subito una battuta d'arresto. Mushoku Tensei il 19, Gleipnir invece si conclude con il volume 14, top. Murcielago, pure arriva un altro numero, il 23. Bene, Agente 008 e Saga of Tanya the Evil non li leggo. E poi, attenzione, ristampone incredibile di tutto Monster Deluxe, presente. A me in realtà manca qualcosa, mancano tipo i numeri finali, può essere? Guardate che qua non leggo. Mi mancano tipo 7, 8 e 9, che non ho mai preso perché... ho la vecchia edizione di Monster e la nuova la stavo prendendo proprio a fatica, proprio scocciato. La prendevo perché mi sono detto, poi sai che ci faccio? Ci faccio un bel quadretto. C'è un quadretto con tutte quelle cazzo di cose e via. E poi ristampe. Vediamo un po'. Batman Europa si legge. Rorschach si può lasciare dov'è. Il lungo Halloween si legge. Preacher volume 1, importante da avere. Batman anno 1 si legge. Il campo dell'arcobaleno, questa è un'altra follia di Neo Asano. Dai Dark poi Dedede pure viene ristampato. Death Note Black Edition viene ristampato. Quasi sapete che Death Note lo vorrei prendere in Black Edition, perché io ho la prima edizione di Death Note, però forse leggerlo in un altro formato aiuterebbe. Dororo ristampa del 2, 12, 20, 22. Hunter Hunter invece ristampa del 2, 3, 4, 5, 8, 36. Attacco dei giganti Lost Girls 2, terza ristampa, mamma mia, terza ristampa. Naruto invece, però questo è Naruto il mito, volumi 51, 52, 62 ristampati, più i romanzi Itachi, Il giorno, la notte, Sasuke, la luce. Ristampone, terza ristampa di Nausicaa della Valle del Vento volume 1, poi Berserk Collection, ristampato il 36, 37, 38, 39 e 40, gli ultimi numeri. Perfetto, poi vediamo un po' cosa c'è. Marvel Omnibus Infinity War, stampano
il cofanetto intero e poi anche i volumi all'interno. Attacco dei giganti, la guida definitiva ai personaggi ristampato. Death Note edizione Tankobon, volumi 7 e 8 ristampati. Demon Slave numero 3, prima ristampa. Di questo sono molto contento. Serie nuovissima, Demon Slave, che già ha bisogno di essere ristampata. Cioè, guarda, cioè in mezzo a tutta questa roba, che sono tutti classici, no? Classici moderni, Doro e Doro, Death Note, Nausicaa, Berserk, Naruto, Hunter x Hunter. Poi ci stanno delle cose moderne, tipo Die Dark, Destruction, che e questi qua possono anche essere giustificati dal fatto che, vabbè, uno è Inuyasha ed è famoso. L'altro è Kyoai Ashida, Doro e Doro, cioè insomma sta andando tanto bene nelle ristampe e si ristampa anche la nuova serie, ma Demon Slave proprio dal nulla, assurdo. Ma come mai alla fine tutta sta roba di Obata? Pensavo lo avrebbero annunciato per Lucca, invece ancora niente. No, vabbè, ma non verrà. Molto semplicemente, cosa penso io? Ci avevano da ristamparlo, hanno detto vabbè, sai che c'è, facciamo una bella cosa, il tutto per tutto, ci compriamo qualsiasi roba che fa, di quelle cose tipo non lasciamo niente a nessuno, lo facciamo solo noi. Comunque, ristampa anche di Naruto 37, 61, 69, One Punch Man 26. Ci sono le carte Adrenaline, FIFA, NBA, Naruto Shippuden, le figurine del Ragnoverso e le figurine di Mercoledì, Wednesday. Top! Comunque, devo dire la verità, cioè, a parte le serie che avevo già confermato, che poi appunto sono quelle Odi Urasawa, Odi Obata, nuove e vecchie, l'unica cosa extra che prenderò è questo Noblesse, perché poi su Tomunihei per me è sempre sinonimo di qualità, quindi bene o male Kind Out, Great Snow Sea, magari mi sarei visto prima l'anime e poi avrei recuperato il manga, però sicuramente l'avrei recuperato, quindi non era tutto questo problema, tanto è comunque un classico manga nei soliti prezzi. Questo qua invece è un po' più una botta in fronte, un cofanetto praticamente da quanto sta? 40-45 euro, ma tosta. Ciao Mischia, tutto bene? Kaido scrive per la prima volta in chat, meglio Vagabond o Berserk? Berserk, senza dubbio, senza manco pensarci due volte. E questa volta, anche nei prodotti Disney, non penso che spenderò tanto, perché l'unica cosa che mi interessa alla fine sono i decori natalizi. Poi c'è una variant, probabilmente una variant natalizia, questa di Topolino 3552, che è ancora top secret, però, insomma, principalmente andrò a prendere quello con il decoro di Paperone e qui qua. Fra l'altro, bellissima illustrazione, che è stata pensata per essere double face, no? Perché è trasparente, cioè il fronte e il retro, ed è sempre la stessa illustrazione, però flippata. E qui si vede la grandezza di Andrea Freccero, perché un disegno quando lo fai e poi lo vai a flippare non sempre funziona, e quindi lui è dovuto essere sicuramente bravissimo nello stare attento ad ogni dettaglio e fare in modo che il suo tratto non si inclinasse troppo in un senso o in un altro. È meraviglioso sto fatto, bello, bello, bello. Andata bene, non spendo tanto, eh? Se spendo un centinaio di euro è grasso che cola stavolta, dai, sereni, sereni. Vecchi manga da recuperare nell'usato e consigli, soprattutto non troppo conosciuti. Genkaku Picasso, quello è un manga che dovete avere, è troppo bello. Genkaku Picasso, poi forse direi Kamikaze, Exaction sicuramente, poi pensiamo. Un altro manga, Kurogane, quello è molto bello. Il destino di Kakugo, Fortified School, non lo nomina mai nessuno.